Da parte dei nostri rappresentanti di lista, cioè coloro che hanno realizzato le liste per questo progetto, degli assessori designati dal nostro sindaco, io già lo chiamo così, e il nostro sindaco Giuseppe Turisi. Facciamo un altro applauso che non fa male. Cominciamo subito da Maria Piazza, direzione Domani, che abbiamo subito la prima domanda per Maria, che dice: chi è per lei Giusy Turrisi? Mi devo alzare o posso stare seduta? Mi alzo. Buonasera a tutti. Vi dico già subito di andare a ordinare la cena, perché se devo parlare di Giusy Turrisi ci servono 2 giorni, quindi possiamo andare a ordinare per cenare qui. Quanto tempo ho? 3 minuti. 3 minuti. Allora, scusate, sono emozionatissima perché mi hanno fregato, perché non sapevo di essere la prima a parlare. Giusy Turrisi, chi è per me? Una domanda seria. Giusy Turrisi e io non è che andiamo molto d'accordo, tutto sommato. Ci scontriamo spesso, ci conosciamo da tutta la mia vita, che sono 40 anni, giusto per non dire la mia età. Lo conosco da tutta la vita, sono cresciuta insieme a lui. Giusy Turrisi è per me, e meglio dire per noi, perché io qui stasera porto la voce di un gruppo che è cresciuto con Giusy ben 25 anni fa, che con Giusy ha passato praticamente tutta l'infanzia, l'adolescenza e la giovinezza. Giusy è un compagno di viaggio, Giusy non è un leader nel senso negativo del termine, Giusy non è un capo, Giusy è colui che sta accanto. Giusy è colui che c'è nei momenti di gioia e quando c'è bisogno. Giusy, come vi ha detto più volte lui anche ieri sera, è colui che ascolta e non parla, ascolta. Ma questo è il suo stile di vita, non è la sua campagna elettorale. Il suo stile di vita è quello, ascolta prima di parlare, prima di prendere delle decisioni. Giusy Turrisi è colui sul quale si può contare sempre, e chi lo conosce lo sa, e anche chi non lo conosce, che è qui questa sera e che è stato con lui in quest'ultimo mese un po' a organizzare questa campagna elettorale, sa che di Giusy ci si può fidare. Giusy è la persona giusta per Barcellona Pozzo di Gotto, e come Pippo, per me Giusy già è sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto. Perché lui è stato mio compagno di viaggio, come vi dicevo prima. Giusy è colui che mi ha insegnato a pensare. Giusy è colui che mi ha detto: pensa con la tua testa e fa quello che dice la tua testa. Non accettare compromessi, non accettare quello che ti dicono gli altri. Sei libera. Questo mi ha creato problemi con i miei genitori. A 14 anni, quando Giusy mi diceva: pensa Maria, esprimi il tuo pensiero liberamente. Poi ho espresso qualche cosa a casa mia che non tanto funzionava, che mi hanno detto: c'è via Giusy, manda sua casa. Quindi ecco, e i genitori cercano un po', insomma. Giusy è stato quello che a Pozzo di Gotto ha fatto sì 25 anni fa che almeno 100 giovani, eravamo 99, Giusy, non so se ti ricordi, 99 eravamo. Ci vedevamo tutti i giorni, tutti i pomeriggi, tutte le sere. Giusy a Pozzo di Gotto ha dato 25 anni fa una possibilità a quelli che oggi hanno 40 anni. 2 cose c'erano a Pozzo di Gotto: o la strada o la parrocchia. Soprattutto per i ragazzi che venivano da famiglie di un ceto sociale medio-basso. Non avevamo tante opportunità. Oggi i ragazzini hanno tante opportunità, i giovani hanno tante opportunità di svago, di incontrarsi, allora no, allora c'era la strada e la parrocchia. E Pozzo di Gotto, come oggi questa città lo considera la periferia, anche allora era una periferia. Giusy ha fatto sì che Pozzo di Gotto diventasse il centro della nostra vita. Pozzo di Gotto non è una periferia, anzi vi chiedo gentilmente, quando si rivede sulle locandine, ma che c'è scritto?
scriviamo Barcellona Pozzo di Gotto. Scusate questa premessa, non Barcellona e basta, non siamo a Barcellona, siamo a Barcellona Pozzo di Gotto. E Giussi oggi rappresenta un'intera città, come lui ieri sera ha detto, rappresenta tantissime forze politiche e non che si sono messe insieme puntando sulla sua persona, sulla sua personalità. E io penso che Giussi sia la persona giusta, Giussi è colui che sa mettere insieme persone diverse. Giussi è colui che ad un tavolo riesce a mettere d'accordo per esperienza persone che hanno pensieri diversi su una stessa cosa. Giussi è questo. Giussi ha la passione educativa che aveva per noi allora, la sua arte di educare, perché io la chiamo arte la sua. Educare non è facile. Lui aveva una sua arte che oggi ci fa essere quello che siamo. Anche chi non c'è qui oggi, che è dovuto partire, come diceva lui ieri sera, per lavoro e al nord Italia o addirittura all'estero per lavorare, oggi mandano messaggi, forza Giussi, perché li ha educati Giussi. Giussi per me è quello che non ha mai dato risposte, perché non ci sono risposte. Lui non ha risposte. Non ci sono, lui ci diceva, io non ho risposte preconfezionate da darvi, cerchiamole insieme. Lui oggi, secondo me, da quello che ho sentito ieri sera, cerca le risposte con tutti noi, cerca una soluzione per questa città insieme a tutti noi. Chi si aspetta, secondo me, per come conosco Giussi, che Giussi domani sindaco, non domani, vi dia delle risposte, ci dia delle risposte, secondo me non ce lo dobbiamo aspettare. Le risposte le dobbiamo costruire con lui, noi e lui. Lui ha questa sua campagna elettorale, ho sentito qualche comizio, qualche altra intervista in TV e sui social network, mi pare che questo dice lui, costruiamo insieme, è quello che si deve fare. Chi si aspetta che non sia così, cioè Giussi dice non mi date il voto, e io sono d'accordo con lui. Io penso che in questi giorni molti continuano, cercano di fare confusione o probabilmente ancora non vogliono accettare quella che è la realtà di una scelta del Partito Democratico, scelta che non è di oggi, perché durante questo percorso amministrativo legato alla giunta collega il partito è stato sempre fortemente critico, sia nei confronti di una giunta che abbiamo sempre considerata chiusa, a riccio, che probabilmente ritenevano di essere i primi della classe, falsamente dico i primi della classe, altro che lo slogan partecipiamo, condividiamo, discutiamo, lontanissimo da questi concetti. La Resta Pubblica è diventata una cosa di una squadra di 6 persone che era assolutamente impermeabile a qualunque interferenza esterna, anche in un partito come il Partito Democratico, che cercava di dare un proprio contributo. Così come noi abbiamo contestato in questi mesi, in questi anni, moltissimi degli atti amministrativi, io ne menziono uno solo, il famoso patto di stabilità, lo sforamento, la sanzione di ben 860.000 euro, sanzione che ovviamente consiste in una riduzione dei finanziamenti che lo Stato dà al Comune. Questo partito, gli iscritti di questo partito in maniera timida hanno chiesto all'amministrazione, perché era uscita una sentenza della Corte Costituzionale che ci faceva un regalo grandissimo, di attenzionare questo problema, prima in maniera confidenziale, silenzio. Allora abbiamo fatto un atto in aula consigliare, un'interrogazione, silenzio. Questa amministrazione ha deciso di intervenire solo e soltanto nel momento in cui è arrivata la notizia giornalistica che il Comune di Messina aveva fatto 3-4 mesi prima di noi un ricorso e aveva ottenuto la sospensione. Allora solo in questo momento i primi della classe hanno deciso che probabilmente andava fatto il ricorso a 2 giorni dalla scadenza dei termini, quindi capiamo benissimo che bastava che un rinvio di un giudice avremmo perso la possibilità immediatamente.
Ma non è finita, perché le responsabilità di questa amministrazione sono molto più gravi. Decidono di fare ricorso, ottengono in via cautelativa la sospensione. Quindi, veramente noi ci ritroviamo in bilancio questa somma. Il Ministero fa un ricorso al TAR, al TAR, la CGA di Palermo, il quale non dice che la misura cautelare era sbagliata, cioè la misura cautelare, il provvedimento cautelativo di sospensione era sbagliato, ma dice esclusivamente che non è competente il Tribunale, il TAR Catania, ma il TAR Lazio. Dà un termine per riassumere, cioè per riscrivere la causa di fronte al TAR competente. Ma questo percorso che ha portato al Partito Democratico una critica costante a questa amministrazione e a chiedere l'azzeramento non oggi quando c'è stata la mozione di fiducia, ma addirittura nel 2013. Noi abbiamo chiesto all'unanimità, abbiamo chiesto l'azzeramento di una giunta che ritenevamo inefficace, inefficiente, con la risposta nulla, zero, ma l'abbiamo chiesto. Quindi il percorso naturale di un Partito Democratico che chiede l'azzeramento, che chiede la sfiducia, non chiede, che chiede l'azzeramento per non votare la sfiducia, oggi non poteva e non può che essere quello di minimo di coerenza con quello che si è detto. E agli amici che sostengono che la mozione di sfiducia va votata a seconda di chi la presenta, francamente mi fa sorridere. Noi stiamo parlando, la mozione di sfiducia è un provvedimento previsto per legge e non si va a vedere, il consigliere comunale che si trova in consiglio non deve vedere se l'ha presentata Gianluca Pantano o la destra o la sinistra, ma ha il dovere di leggere le motivazioni che sono scritte in quella mozione di sfiducia e solo a quel punto decidere è giusto o non è giusto votarla. Io sono convinto che Giussi farà il sindaco e sono anche sicuro che nei primi 100 giorni verranno date delle risposte. Non voglio parlare degli altri, perché da un lato c'è chi dice che non ha avuto il tempo di finire il lavoro, e meno male. Dall'altro lato invece c'è chi si sente delegittimato, si sente vittima, e dice che gli avversari politici, io intendo che siano avversari politici, avrebbe, si chiamano competitors, e gli avversari politici lo stanno delegittimando, io penso che sia delegittimato da sé. Il bilancio, certo, il bilancio del Comune in Barcellona deve essere rivisto, perché non può essere considerato valido, non può essere considerato uno strumento di sviluppo un bilancio dove ci sono dei residui attivi per importi milionari, per milioni di euro di residui attivi, quando sappiamo che questi residui attivi molto probabilmente non saranno mai riscossi perché sono caduti in prescrizione. Sono caduti in prescrizione per l'inefficienza della precedente amministrazione che non ha posto in essere tutti quegli strumenti che per fare incassare questi soldi. Quindi quando il bilancio del Comune di Barcellona ha milioni e milioni di residui attivi, significa che quei residui attivi servono solo per far quadrare i conti, però bisogna vedere la sostanza. Come non posso sposare io il progetto di Giussi? Il programma di Giussi è previsto l'aeroporto. Come si fa a non essere d'accordo su uno sull'aeroporto? Sì, significa non vedere al di là del problemato. È inutile dirlo, anche perché ho pochi minuti e voglio rispettare i minuti che mi sono stati assegnati, ma è impensabile essere contro l'aeroporto. Altra questione, Teatro Mantanici. Io da presidente dell'ordine, quando ero presidente dell'ordine dei commercialisti di Barcellona, ho fatto anche un intervento pubblico quando ho sentito che il Teatro Mantanici veniva affidato a soggetti terzi gratis, anzi addirittura c'era un assessore che mi diceva no, dobbiamo pure dare dei soldi noi affinché loro se lo vengono a prendere in gestione, ma stiamo scherzando. Io avevo fatto una proposta, perché non fare una società mista? Mi è stato risposto dalla vecchia amministrazione, non abbiamo i soldi. Ma che soldi ci vogliono per fare una società mista?
può essere fatta anche con 10.000 euro di capitale sociale, o fare addirittura una fondazione. Perché non fate, perché fare gestire il Teatro Mandanici a estranei e non gestirlo noi a Barcellona? Ecco, queste sono fra le tante cose che condivido del programma di Giusi. Non nascondo che in passato ho avuto la possibilità di essere vicino all'amministrazione, ma non l'ho fatto, non mi è interessato. Adesso l'ho fatto con Giusi, perché ritengo che è importante non dove si arriva, ma con chi si arriva. Grazie. Un applauso a Antonio Catalfamo. Antonio Catalfamo è un giovane, quindi giustamente la domanda attinente è questa: crede che la sua presenza all'interno della squadra possa contribuire ad avvicinare al vostro progetto il mondo giovanile? Buonasera a tutti, io ritengo che non sia tanto la mia presenza a poter avvicinare i giovani al nostro progetto. Io credo che sarà una cosa del tutto naturale che i giovani si avvicineranno al nostro progetto, perché nel programma amministrativo che abbiamo presentato e che presentiamo stasera ci sono tanti punti che riguardano le politiche giovanili, soprattutto sotto l'aspetto occupazionale e poi sotto l'aspetto aggregativo. Diceva bene Rosa quando sosteneva che bisogna porre in essere le condizioni affinché i nostri figli non si allontanino da questo territorio, non vadano a lavorare altrove. Chiaramente bisogna poi passare dalle parole ai fatti, e noi crediamo di avere inserito una serie di idee che possono essere valide, a partire da uno sportello d'impresa che possa azzerare o avvicinare ad azzerare l'iter burocratico per l'inizio delle attività produttive, anche imprenditoriali, quelle giovanili. È chiaro che se ci sono dei capitali da investire ci vogliono 2 anni per investirli, e questi capitali andranno poi a essere investiti altrove. Si deve pensare a una seria politica di agevolazione fiscale, soprattutto per le imprese giovanili, soprattutto nelle fasi di start-up, ovvero sia in quelle fasi dove ci sono dei costi certi all'inizio a fronte di ricavi incerti, quindi tutti quei costi di affitto, di investimenti per le attrezzature, di stipendi. E un'altra cosa poi, anche il creare la facilità per le imprese giovanili di accedere al credito. Sappiamo che i giovani non hanno spesso un rating bancario, allora bisognerà cercare delle partnership tra il comune e gli istituti bancari per poter consentire ai giovani di avere accesso al microcredito, al credito di esercizio, al credito di investimento. Puntare sull'istituto del co-working, cioè alimentare tutte quelle piattaforme di integrazione imprenditoriale, perché sul mercato in questo momento è difficile essere competitivi se si è da soli, è più facile esserlo in cooperazione con altre imprese. Favorire l'incontro tra i giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro e le aziende con dei momenti di career meeting, cercare di dare in comodato gratuito ai giovani imprenditori quegli spazi che eventualmente il comune avesse a disposizione e potessero poi diventare per le attività imprenditoriali giovanili. Dicevo, anche dal punto di vista aggregativo, oltre che dal punto di vista occupazionale, abbiamo tante idee. Io credo che oggi come oggi il momento aggregativo principale per i giovani sia rappresentato dallo sport. Lo sport che sappiamo tutti serve a perseguire valori condivisibili, rispetto per gli altri, il raggiungimento dei propri limiti, e quindi allora noi, per cercare di favorire l'aggregazione giovanile attraverso lo sport, dobbiamo avere grande attenzione per la promozione dello sport nelle scuole, quindi dobbiamo entrare in collaborazione con le scuole, con le associazioni sportive per fare promozione, soprattutto quelle associazioni sportive che si occupano di avviamento allo sport. Avere grande valorizzazione per le strutture sportive già funzionanti sul nostro territorio e fare di tutto per recuperare quelle che sono purtroppo tante, che invece non sono fruibili, e soprattutto essere coscienti che lo sport oggi è anche una grande industria, attorno allo sport ci può essere un grande indotto economico. Abbiamo un grandissimo progetto e non è il solo, perché noi abbiamo una visione ad ampio respiro di Barcellona, vogliamo veramente cambiare la Barcellona, lunedì prossimo, non questo,
quello che verrà. Abbiamo un incontro molto importante a cui siete tutti invitati, poi nelle prossime giornate specificheremo orario e luogo, con i responsabili di un progetto di realizzazione di un centro polivalente CONI che potrebbe davvero rappresentare per Barcellona una svolta epocale, perché può portare dei flussi turistici di turismo sportivo sul nostro territorio non indifferenti. Anche forme di aggregazione culturale, organizzazione di eventi musicali, culturali, artistici, agevolazioni per tutte quelle forme di iniziativa culturale giovanile che possano rientrare in quello che sarà il nostro piano di programmazione culturale, e creare, e poi qui mi fermo per non essere troppo prolisso, una città veramente a misura di giovane. Che cosa vuol dire? Una città che sia moderna, che sia telematizzata. Oggi i giovani cercano le aree wifi libere, che a Barcellona ci sono in minima parte, dobbiamo ampliare queste location, e i giovani, lo sappiamo, hanno la passione per le app. Io ringrazio l'amico Carmelo che ha promosso questa idea, che è stata molto volentieri inserita nel nostro programma, che è quello della realizzazione della Smart City. Cos'è? Una città che mette a disposizione dei giovani delle app per poter comunicare con l'ente, con l'amministrazione, e che permette anche all'amministrazione di comunicare con il giovane, per essere appunto, per creare questo continuo contatto che è fondamentale. Quindi sarà naturale che i giovani sposeranno questo progetto. Grazie. Un bel applauso per Roberto Isgrone. Allora Roberto, per te la domanda è questa: perché dopo anni di guida della CISL zonale hai deciso di abbandonarla per impegnarti in prima persona a questo progetto? Buona domanda. Io sono impegnato nel mondo di sindacato da circa 20 anni. Ho iniziato l'esperienza insieme a un amministratore del Comune di Barcellona, però ripeto sempre la stessa cosa, Giuseppe Durisi, nel lontano 96. Ho preso la guida della CISL e non l'ho abbandonata, per motivi di opportunità, non come fanno altri. Ho fatto una scelta, perché nella vita si devono fare delle scelte, o si fa una cosa o si fa l'altra. Quindi ho fatto una scelta chiara e precisa. Ho lasciato la guida della CISL per impegnarmi direttamente in politica. Il motivo è semplice: io ho seguito le contrattazioni con le amministrazioni pubbliche, in particolare quelle con il Comune di Barcellona-Pozzo. La CISL sotto la mia guida è cresciuta del 900%, noi avevamo 5 iscritti nel 2007, siamo arrivati a 60 iscritti. Nessun sindacato nel Comune di Barcellona ha questi iscritti. Ho fatto una politica di buon governo all'interno del mondo sindacale. Purtroppo dall'altra parte ci sono state un paio di amministrazioni che hanno avuto una forma mentis, indipendente pubblico e da cacciare, è un demone. Per me il dipendente pubblico e quelli che sono in Barcellona sono un valore. Chi amministra e non capisce che il valore dell'amministrazione e metà del bilancio è bloccato sugli stipendi dei dipendenti, non capisci che deve valorizzare quel valore, non amministrare mai una città buona, perché abbiamo un valore, una spesa che deve essere valorizzata e deve avere un ritorno per tutta la collettività in servizi che sia utile a tutti. Quindi questo è il motivo per cui ho abbandonato la CISL, perché direttamente mi voglio impegnare a far diventare quella che era una nostra idea, ok, parte del programma della nuova amministrazione, di cui spero di poter far parte. Questo è il motivo per cui ho abbandonato, o comunque mi sono disimpegnato e sindacato, e ho accettato questa sfida, perché è una sfida che qualcuno diceva: ok, il sindacato è bravo a criticare, ma poi non si impegna mai direttamente e non ci mette la faccia su quello che è il governo di una città, che è cosa più complicata di stare fuori e fare solo critiche. Mi sono speso, mi sto spendendo e mi sono impegnato, e ci credo su questa cosa. Perché poi ho scelto, fra i tanti candidati del progetto, Giuseppe Durisi? Ve l'ho detto poco fa, io entro nel comune nel lontano 96 e inizio a lavorare, a fare attività anche sindacale insieme o vicino comunque a Giuseppe Durisi, quando è entrato per la prima volta, con 20 anni fa. Insieme a lui abbiamo sconvolto, Maria l'aveva accennato, quello che era il sistema dei servizi sociali.
abbiamo creato il famoso, chi se lo ricorda, Ministero del Piano Seminterrato del Comune di Barcellona. Abbiamo rivoluzionato con i fatti, non con i programmi e con la mente, ma con i fatti, quelli che sono, ed oggi ancora i servizi sociali vivono di quella luce riflessa, dico, e del come l'ha chiamato Maria? Lumaca, la scia della Lumaca, messa giù da Giusto Turisi e dai suoi amici 20 anni fa. Oggi i servizi sociali vivono di quella luce riflessa, il segretario sociale, il formaggione, i centri giovanili, sono una creazione di Giusto Turisi, perché era la persona, ed oggi è, secondo me, l'unico dei candidati che è capace di instaurare un rapporto di collaborazione con la macchina comunale. E arrivo al motivo principale perché mi sono speso e perché Giusto Turisi. Questa città non ha bisogno più di contrapposizione, perché abbiamo vissuto 15 anni di contrapposizione, di politica che si è autolamentata solo contrapponendo le idee dell'uno all'altro, la mafia, l'antimafia, l'efficienza e l'inefficienza. Noi abbiamo bisogno di un momento di pacificazione per valorizzare le risorse che abbiamo all'interno del Comune di Barcellona. Giusto Turisti rappresenta, sia per le liste che lo sostengono, sia per il progetto e il programma messo in cantiere, questa idea, un momento di pacificazione e valorizzazione del territorio. Il nostro sindaco di Barcellona, Giusi Turisi. Sono stato santificato in vita prima di ancora di morire, sono stato riempito di elogi che merito soltanto per una piccola parte, però li apprezzo come gesti di affetto per tutte le persone che sono qui, che mi conoscono e con cui condivido percorso, ho condiviso e condivido ancora un percorso di vita e di affettuosità che è reciproco e di stima che è reciproco, e vi ringrazio tutti. Desidero dire una cosa. Abbiamo dato dimostrazione questa sera, ma l'avevo detto ieri sera anche a Pozzo di Cotto, che questo gruppo, questa coalizione ha già raggiunto un successo, ha fatto il primo passo e si è seduto insieme, ne ha fatto un altro e è rimasto al tavolo a discutere di problemi, ha raggiunto il primo successo che è quello di aver elaborato insieme un programma per la nostra città. Questa è una dimostrazione di una cosa già fatta ed è una qualche cosa che noi possiamo rivendicare fuori da qui quando andremo a parlare della bontà del nostro programma, della bontà di un programma che si differenzia da quello di tutti gli altri proprio perché è un programma che non ha pregiudizio ideologico. Fa parte delle tecniche, diciamo, di comunicazione, immagino, no? Però dopo i divertimenti di questo mese, i problemi seri saranno quando ci si siederà lì, perché quelli saranno seri i problemi da affrontare, là non ci sarà più niente da ridere se non lavorare però con un metodo, che è il metodo della condivisione delle scelte e della partecipazione con voi. Su questo vi prego, tutti quelli almeno che questa sera siete qui e che mi ascoltate, non fate mancare mai il vostro contributo e il vostro apporto. Venite a rompere l'anima al comune, sedetevi e risolvete i problemi insieme alla, create gruppi di lavoro insieme all'amministrazione attiva che sarà, mi auguro che saremo noi, anzi mi sono scelto. Però l'ultima cosa che vi voglio dire, uscendo da qui, vorrei che quando incontraste le persone le motivaste a credere che è possibile un futuro migliore per la nostra città, che la possiamo cambiare. Tutte le persone sfiduciate, ne ho incontrate tante, siete tutti stessi, non c'è niente fare. A queste persone bisogna dire che una speranza ce l'abbiamo e che tutti ci stiamo impegnando. La commozione di Pinuccio, l'emozione che hanno provocato in me le parole di Rosa e di Maria, queste cose vuol dire che noi crediamo in qualche cosa e la nostra città la possiamo cambiare. Io mi sono speso da questo momento in poi, per i prossimi 5 anni, non di più, la mia vita è dedicata a questa città totalmente e per questo intendo impegnarmi.
campagna elettorale a tutti, che sia una campagna elettorale che ci veda sempre presenti e coesi, che ci veda gioiosi e felici nel farla. Impegniamoci fuori con le persone per convincere della bontà e della unicità del nostro programma e rimaniamo felici insieme, perché insieme ce la faremo. Un grande applauso, lasciamolo forte, su, 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 su! Buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti, buon lavoro a tutti i miei colleghi.